primo accenno al purgatorio di San Patrizio compare nella vita del santo, del XII secolo. Secondo il suo racconto, San Patrizio non riusciva a convertire gli irlandesi. Al santo comparve allora Gesù, che gli mostrò una cavità tonda e oscura, un pozzo, e gli assicurò che chiunque avesse trascorso un giorno e una notte al suo interno avrebbe visto le pene che attendevano i malvagi e il premio che spettava i buoni. Il successo del Purgatorio di San Patrizio si deve però all'opera di un monaco, Enrico di Satro, il Trattato sul Purgatorio di San Patrizio. È un testo latino scritto verso il 1190, dove si legge che il cavaliere Owen fece un pellegrinaggio nel 1153 al Purgatorio di San Patrizio. Enrico di Satre non indica il luogo in cui si doveva trovare il Purgatorio di San Patrizio, ma nel Medioevo fu identificato presso il Lauderg, in Irlanda del Nord. A partire dal XII secolo, il Purgatorio di San Patrizio a Lauderg, nella contea di Donegal in Irlanda, divenne meta di infiniti pellegrinaggi penitenziali. Thank you.